Tassa di soggiorno sì o no, rimandarla o applicarla subito e a cosa destinare i proventi? Di questo e di altro si è discusso nella seduta della Commissione Turismo alla presenza dell'assessore di Nocera. In attesa della discussione in Consiglio Comunale che porterà all'approvazione del bilancio di previsione, dove sarà possibile anche proporre emendamenti alle delibere collegate al bilancio, continuano le consultazioni tra maggioranza e opposizione. L'assessore di Nocera ha sottolineato come la Giunta sia già venuta incontro a molte richieste degli albergatori, abbassando la tassa rispetto all'iniziale previsione, includendo i bed and breakfast e prevedendo una serie di esenzioni, tra cui quelle per i minori di 18 anni. Sicuramente è una delibera che non è stata concertata con gli organi preposti. Questa entrata andrà sicuramente nel capitolo del bilancio e non sarà data ai turisti e quindi sarà inserita in un calderone di un bilancio comunale ormai disastrato e saranno sicuramente distratti per altri servizi. Penso alle buche stradali o penso a altri interventi che l'amministrazione non riesce a colmare con l'attuale bilancio. È bene che ci sia la tassa di soggiorno perché ci allineiamo a tutte le altre città europee. Non è vero che non c'è stata concertazione perché ci sono state almeno due riunioni delle commissioni alle quali ho partecipato e l'unica lamentela che facevano allora gli albergatori era innanzitutto sull'entità della tassa stessa e mi pare che da questo punto di vista siano stati accontentati. E l'altra obiezione che facevano è che la concorrenza col B&B e anche su questo sono stati accontentati. Sono d'accordo anche con Mansueto sul fatto che evidentemente questi soldi dovrebbero essere in qualche modo destinati. D'altra parte questa è una città che insomma certo ha bisogno anche le buche nelle strade, è meglio che non ci siano le buche, quindi anche quello potrebbe essere considerato un servizio al turismo.